Giannini, al di là delle battute simpatiche con cui prima ha tratteggiato il suo personaggio, sono due le domande che vorrei farle. Una a proposito della ormai anziana polemica a proposito delle sigarette, gli spinelli, eccetera, per cui Rai 1 non poteva trasmettere questa serie perché non era, politicamente corretta, in qualche modo dava cattivi esempi. Questa è una domanda. Vorrei proprio rispondere. Su questo non saprei proprio cosa. No, qual è la sua opinione su Ma questo? Ma la mia opinione, non lo so, io fumo. Ecco. No, nel senso, no, al di là battute, delle battute. Ma non sono battute, io fumo. Non era, magari fosse una battuta, campione di più. Invece no, fumo davvero. Fumo per fumare, ecco. Papà diceva così, io fumo per fumare, eccolo, gli portavo le Marlboro dure, mi faceva fare 10 km a piedi per prenderle morbide. Nardella, allora, la seconda domanda, è l'unico che ha riso. La seconda domanda, sì. Al di là del cazzeggio, mi passi no, la parola. No, ma come? Prima hai detto battuta, adesso cazzeggio. Cazzarola, ha tutta la voglia, grande seriamente. Ormai lo passiamo anche sui giornali. Fammi dire che Rai 1 anche di Corriere della Sera si può mi volevi far serio, perché sono andato pure a scuola, penso. Vabbè, tardi, ma ci sono andato. Senta, Giannini. Sì, prego, allora, ovviamente lei e Giannini, quando interpreta Schiavone, tutti gli attori interpretano un personaggio. Non lo so. C'è anche un distacco, no? Perché è giusto così, voi entrate in un personaggio. In questa storia però, c'è poi la figura della moglie che non c'è più e lei ha avuto questo lutto grave. Questo è esatto. Che ho detto, ecco, vorrei chiederle, sì. Come, non tanto come personaggio, ma come persona, al di là del cazzeggio, come persona, come vive anche il ricordare, no? Questo suo... Ma tanto non lo dimentichi lo stesso, non è? No, questo ho capito, sì. Questo si è capito, però indubbiamente, ecco. Sono vedova anch'io, quindi so di cosa sì, parlare. Sì, sì, va bene. Allora, vorrei capire come persona, al di là del personaggio, al di là del personaggio che lei interpreta, sì. Come attore, e quindi c'è un'attrice che interpreta sua moglie che le appare ogni tanto, sì. Ecco, lei cosa prova nel dover fingere, tra virgolette, uno stato d'animo che lei vive da persona? Non so se è troppo complicata. D'accordo, ho comunicato benissimo, perché non so che dovrei dire, non so cosa dire. Cioè come persona, cioè senti, si è fatto silenzio, Dio Cristo, come persona stai male, come cazzo devi stare? Insomma, no! La cosa mi capita tante volte, sembra che l'ho persa solo io, moglie, ma non è... forse l'ho persa in modo brutto, dato che vogliamo parlare tra amici. L'ho persa guardandola, insomma è come Schiavone. E quando lo fai ti rode un po' il culo, ecco, tutto qui. Rende l'idea a rodere il culo? No, scusa. Insomma, ci stai un po' più vicino, cerchi pure di fare il cinema, no? Non è che puoi pensare tutte le volte, perché se no, ma certamente ti ci va la testa, no? Poi Schiavone non c'ha i figli. Forse soffre di più, forse di meno, non lo so, se proprio vogliamo parlare seriamente. E poi basta. Bene. Assolutamente.